Ciao a tutti i lettori di Nuova Finestra. A volte ci capita di incontrare dei clienti molto indecisi, inconsapevoli, che non sanno nemmeno loro quelle che vogliono e il nostro compito è guidarli attraverso le scelte, consigliare qual è la cosa migliore per loro. Altre volte invece conosciamo dei clienti, incontriamo dei clienti che hanno idee molto molto chiare su quello che vogliono, hanno esattamente in mente le esigenze, il progetto, il design, il colore, fino nei minimi dettagli. In questo caso il nostro compito è solamente, tra virgolette, accompagnarli in quelle che sono le scelte che loro hanno già fatto. Vedremo in questo breve video proprio la seconda possibilità. Mi è capitato infatti di poter partecipare a un progetto su Ravenna di una villa molto molto bella che la cliente aveva in mente fino nel minimo dei dettagli. E diciamo che i driver principali erano un aspetto estetico molto molto moderno con degli elementi in corten, in vetro e in acciaio, quindi qualcosa di minimale, grandi vetrate, eccetera, eccetera, eccetera. L'acciaio Corten, per chi non lo sapesse, è un acciaio molto particolare e anche molto costoso, con delle diverse percentuali di rame e di nickel all'interno della lega, che fa sì che questo acciaio arrugginisca nel tempo, muti nel suo colore e nella sua forma, e questa ruggine praticamente lo protegge. È un po' come l'acciaio Inox, anche l'acciaio Inox butta fuori il cromo e lo protegge. L'acciaio Corten lo fa regalando dei colori tendenti al marrone, all'arancione, all'effetto ruggine. È molto apprezzato dagli architetti e questa cliente amava questa tonalità. Quindi abbiamo realizzato un po' di tutto in questo materiale, a partire dai serramenti, i cancelli, degli scalini, dei frangisole, degli elementi d'arredo, un sacco di cose. Riguardo gli infissi, per ottimizzare un pochettino i costi, perché l'intervento era veramente molto molto dispendioso, abbiamo fatto un alluminio effetto Corten. E una delle richieste che aveva era di avere gli infissi a tutta altezza. Il problema qual è? Che quando si fanno gli infissi a tutta altezza e quando si vuole incassare il telaio a pavimento e a soffitto, bisogna avere la possibilità di farlo, perché altrimenti poi installare i vetri diventa impossibile. Proviamo a immaginare un trassolaio pavimento 2,70 m. Se devo metterci un vetro da 2,75 m perché va un po' dentro sopra e un po' dentro sotto, diventa impossibile. In questo caso la difficoltà era che su tutto il perimetro della casa c'erano queste superfici aggettanti in cemento armato lastremate così inclinate che andavano a caratterizzarne l'estetica e andavano lasciati col cemento armato a vista perché andava armato bene, era molto bello da vedere e quindi era difficile inventarsi qualcosa lì. Sì, potevamo pensare di incassare, ma poi c'era il problema tecnico che andava a interferire con i ferri, con le strutture all'interno del cemento armato, poi il montaggio dei vetri sarebbe stato difficile. Insomma, dopo abbiamo fatto un compromesso che si vedeva praticamente tutto il cemento armato e nella parte esterna il profilo di telaio fisso. Però rimaneva il problema dei ponti termici, quindi sotto abbiamo lavorato con dell'aerogel tra telaio e cemento armato e poi dentro abbiamo fatto fare tutto un ribassamento in cartongesso, dove all'interno abbiamo potuto mettere un isolamento che si raccordava con il telaio. Così cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un compromesso estetico che dalla parte interna praticamente andava ad occultare completamente i telai. Dalla parte esterna comunque il telaio lo vedevo piccolino perché i telai erano minimali, poi c'erano dei panoramici, quindi vedevi solo il telaio fisso, non vedevi le ante, e anche il ponte termico era mitigato, non è una soluzione perfetta, ma era accettabile. Poi, una volta realizzati gli infissi, siamo passati alla progettazione dei frangisole. Abbiamo utilizzato delle lamiere in acciaio Corten piegate sul disegno, abbiamo fatto qualche campione. È stato un lavoro abbastanza lungo, meticoloso e difficoltoso. E nel tempo abbiamo potuto ammirare il Corten che cambiava colore perché sono passate settimane e mesi. E quindi, passando le settimane e mesi, questa lamiera che sembrava un acciaio, un ferro nero leggermente arrugginito, iniziava a prendere il suo aspetto definitivo. Era molto bello vedere questo materiale che cambia nel tempo. Magari non si è abituati, i serramentisti, non sono abituati i serramentisti tradizionali, quelli che lavorano il PVC piuttosto che l'alluminio o anche il legno forse un pochettino sì, a secondo quelli di una volta, quelli che usavano l'essenza, perché oggi quella cutting non avviene più. Quindi vedere i materiali che cambiano il loro aspetto nel tempo è qualcosa di molto molto bello.
Poi, quando il frangisole abbiamo trovato il modello giusto, siamo passati a disegnare tutti gli attacchi a muro, perché c'erano delle parti nella zona bassa dove andava integrato una sorta di L nel getto in cemento, dove poi all'interno potevamo occultare meccanismi che potevano fare orientare le pale coordinandole tutte insieme, non dovendole muovere una a una. Insomma, abbiamo fatto delle batterie di pale dove si potevano muovere. E a proposito di questo frangisole, inizialmente nel render iniziale erano previste su tutto il perimetro dei due piani dell'abitazione, e questo andava a caratterizzare in maniera incredibile, perché era tutto occultata l'abitazione da queste pale in corte. Poi dopo, in fase di progetto, siamo partiti che abbiamo fatto i quattro vertici, quindi quattro gli angoli di entrambi i piani, però abbiamo fatto le predisposizioni per tutto, perché ci siamo lasciati la strada aperta in un futuro di poterle implementare, anche se così per me il progetto è molto bello, forse metterle di più potrebbe quasi peggiorare. C'è anche da dire che questa cliente fa fare talmente cose su misura che ogni anno viene a fare qualcosa, quindi non mi stupirebbe se tra 3, 4, 5 anni lo completasse per intero. Poi siamo passati alla progettazione dei cancelli. Anche il cancello aveva un aspetto particolare, perché sembrava un monolite cieco in corten, qualcosa di fisso. Invece occultava due cancelli, uno realizzato con un'anta pedonale più piccola e l'altra più grande, che motorizzando solo quella si apriva la piccolina, fungeva da cancello pedonale. L'altra, quella più grande, aprendole tutte e due insieme c'era un ampio passo carrabile, e poi era pieno di dettagli, c'era il numero civico piuttosto che i paletti delle fotocellule, i paletti illuminanti, e il tocco artistico anche lì della cliente ha trasformato i semplici ferri, quelli di ripresa che vengono annegati nel cemento armato, in degli elementi d'arredo, quasi come se fosse un qualcosa della natura, una natura in ferro morto, voleva simulare tipo delle sterpaglie così in ferro arrugginito. Anche questo molto di effetto, qualcosa più unico che raro, che poi può piacere o non più, o può non piacere, ma comunque non lascia indifferenti. Poi in ultimo c'era l'ingresso. Quando si realizza un progetto del genere, l'ingresso, cioè, è il biglietto da visita dell'abitazione, quindi ti dà la prima impressione di quello che troverai varcando quella soglia. L'abbiamo realizzato unendo il corten, che era l'elemento principe della casa, con un'apertura pivotante, quindi un'unica grande anta a bilico pivotante molto scenica, tutta rivestita in corten, che poi si andava a raccordare con una boiserie di fianco alla porta fissa che girava nell'angolo, e poi si univa in delle grandi vetrate, anch'esse ad angolo, che andavano a racchiudere un giardino semi interno all'abitazione, e queste vetrate che girano attorno creavano questa sorta di teca preziosa, dove dall'interno della casa potevi essere un po' anche nel giardino, e andava a impreziosire tantissimo l'ingresso. La realizzazione è stata molto difficile, perché avevamo dei vetri anche più di 5 metri di lunghezza, quindi la logistica, il peso, la progettazione, è tutto molto difficile, però siamo stati guidati da un cliente che sapeva esattamente quello che voleva. Può essere meglio, può essere peggio, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi come tutte le cose, perché il cliente inconsapevole lo puoi guidare magari delle soluzioni che conosci, che sei in grado di fare, che sono facili. Il cliente che sa esattamente quello che vuole, è vero che sa che non devi fare sforzi a insegnargli le cose, però se le cose che sa sono difficili, poi dopo bisogna riuscire a realizzarle e a realizzare i loro sogni. Ci vediamo al prossimo numero. Ciao!